Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, annuncia l'inizio dei lavori di allungamento della pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Michele Emiliano, ieri a Foggia, conferma e rilancia a Foggia il distretto europeo della protezione civile. I lavori del Gino Lisa li abbiamo sbloccati mesi fa, quando abbiamo preso una decisione storica di trasformare Foggia e l'aeroporto in modo particolare nella sede, nella base della protezione civile pugliese. La protezione civile pugliese, peraltro, ha una sua forza, una sua struttura che sarà indispensabile per la protezione civile dell'intero centro dell'Italia, perché è evidente che quando le autocolonne, gli aerei, l'antincendio saranno concentrati a Foggia, questo avrà un valore enorme, e soprattutto saranno il centro di protezione civile dei Balcani, che in questo momento ancora non esistono e che l'Unione Europea, diciamo, sfrutterà Foggia per costruire attorno il distretto delle imprese, delle industrie, della protezione civile. Ed è questo che ha consentito di sbloccare i lavori, perché purtroppo, grazie anche a alcuni interventi improvvidi, sia pure in buona fede, da parte di politici locali, avevano determinato l'Unione Europea a bloccare i lavori con il pericolo, diciamo, dei cosiddetti aiuti di Stato, che non sono più possibili. Adesso abbiamo saltato quella fase. Una volta che abbiamo fatto la pista e l'abbiamo allungata, come tutti gli aeroporti del mondo, il codice della navigazione italiano consente a quell'aeroporto di essere utilizzato anche per altri usi, ma io non sto in campagna elettorale a vendere, diciamo, come un piazzista. Noi abbiamo e avremo finalmente a Foggia una pista lunga, tanto quanto quella di Bari o di altri aeroporti, in grado di far atterrare tutti gli aerei più importanti che servono a tutti gli usi per i quali un aeroporto viene costruito.